Ciascun cittadino è chiamato a essere responsabile della propria comunità. È con questo spirito che a Nocera Inferiore si è svolto il primo incontro di monitoraggio civico promosso dal presidio locale di Libera. Il meeting con il sindaco Paolo De Maio si è tenuto presso il centro di aggregazione giovanile, alla presenza anche delle associazioni locali. Le associazioni Libera in primis e naturalmente i cittadini di Nocera Inferiore controllano l'attività dell'amministrazione. L'amministrazione nella persona del sindaco presenta quello che ha fatto, ma soprattutto si relaziona rispetto agli impegni presi in campagna elettorale. E di volta in volta, perché non è che si conclude stasera, questo è il primo incontro di monitoraggio, ogni sei mesi si relaziona con la cittadinanza sulle cose fatte, su quelle ancora che devono essere fatte e su altri impegni che gli stessi cittadini naturalmente chiedono al sindaco. Pensiamo che i cittadini debbano fare il loro dovere, lo devono fare nella misura in cui devono interagire con le amministrazioni, con gli enti locali, con le istituzioni, affinché siano trasparenti le azioni di questi enti che ho menzionato poco fa, affinché il cittadino possa essere consapevole e partecipe, perché le cose le cambiamo insieme. Se ha un senso la nostra presenza come società civile, come mondo dell'associazionismo, è proprio nel segno della collaborazione, della richiesta che le leggi vengano rispettate e di accompagnare i comuni che non l'hanno fatto. Lo facciamo ad esempio con Rimandati, che è una pubblicazione che si fa a livello nazionale, a cui lavorano i nostri responsabili locali, quindi per noi è un motivo di orgoglio, che praticamente monitorano la situazione dei comuni rispetto alla legge sulla trasparenza. È un impegno che avevamo preso in avvio di campagna elettorale, ma che voglio dire un elemento che sentiamo comunque parte integrante della nostra attività e azione amministrativa. Vero che abbiamo avuto già modo di assolvere a questo impegno in varie occasioni, poi con Libera e le AMPI, le altre associazioni che hanno promosso questa iniziativa e questo impegno che poi credo fu sottoscritto da diversi candidati del giugno del 2022, abbiamo avuto modo più volte di confrontarci, tra l'altro anche la nostra azione amministrativa è stata spesso condita da questi temi. Faccio riferimento ai beni confiscati, alla criminalità organizzata, all'impegno nella pubblica istruzione, all'impegno che abbiamo nella trasparenza degli atti amministrativi, quindi pensiamo di essere stati diligenti